Caro Carl Stein, siamo felici di annunciarle che è stato indicato come padrone di casa di un appartamento di classe D in via Kruszwice 6. Devi recarti lì immediatamente e iniziare a lavorare. Beholder è un gioco davvero particolare. Un titolo cupo, a cominciare dai colori e dallo stile grafico utilizzati per la sua rappresentazione su schermo. Un misto tra un gestionale ed uno strategico. L'opera di Warm Lamp Games ci mette spesso di fronte a scelte, dubbi di carattere morale e riflessioni continue su ciò che sia giusto o sbagliato fare nel corso dell'avventura. Beholder è sicuramente un gioco che fa riflettere, proponendo un mondo futuristico che richiama ad un triste passato. Tanti sono i riferimenti che mi hanno portato a pensare che, in fin dei conti, questo titolo potrebbe essere una versione videoludica dello splendido film Le vite degli altri, con immenso e compianto Ulrich Mue. Interpretiamo Carl, nuovo padrone ed amministratore di un condominio, che dovrà badare al benessere degli inquilini, andando a svolgere attività di manutenzione nello stabile e assicurandosi che tutto vada per il meglio all'interno dello stesso. Questa però è solo un'apparenza, una copertura, dal momento che il nostro vero compito sarà quello di osservare, o meglio spiare, i vari condomini e le loro abitudini. Siamo infatti in un regime dittatoriale, dove la libertà è in fondo una utopia per la gente, ed il governo ci ha addirittura iniettato una sorta di droga per far sì che il nostro bisogno di sonno venga meno, al fine di avere ancora più tempo per il nostro lavoro di spionaggio. Piazzare telecamere, conversare con i condomini nel tentativo di scoprire qualche loro segreto o curiosare nei loro appartamenti alla ricerca di indizi di qualche attività illecita. Tutto questo è il nostro pane quotidiano in Beholder. Senza dimenticare che, comunque, noi stessi siamo in quello stabile con la nostra famiglia e dovremo quindi stare attenti ad esigenze di moglie e figli e alla loro incolumità, dal momento che, se qualche inquilino si accorgesse della nostra attività, non si farebbe certo problemi a colpirci negli affetti più cari. Ma attenzione, all'interno di Beholder abbiamo anche una certa libertà decisionale. Abbiamo detto di quale sia il nostro compito, ma non è detto che lo si debba accettare. Se la coscienza si facesse sentire troppo prepotentemente, potremmo fare doppio giochisti con il governo e glissare su alcune losche attività coprendone i colpevoli. E correndone, ben inteso, i nostri rischi, perché comunque siamo stati assunti per uno scopo, e se si scoprisse che non siamo in grado di svolgerlo, il governo non si farebbe alcun problema a risolvere la cosa, annientando verosimilmente la nostra intera famiglia. Le decisioni contano, e molto, in Beholder, un gioco non lunghissimo ma impegnativo, i cui difetti maggiori risiedono nella non immediata assimilazione dei controlli e su azioni non intuitive all'inizio, ma soprattutto nei testi a schermo, troppo piccoli, che richiederanno un discreto sforzo visivo e una non elevata distanza dal monitor. Tecnicamente, il gioco convince, proprio per il suo particolare stile grafico, con i personaggi proposti come una sorta di ombre, ma caratterizzati a tal punto da farci intuire quelli che sono i loro lineamenti e stati d'animo, mentre il sonoro, se si eccettuano le cutscene, è composto da suoni e una improbabile lingua parlata dai personaggi, oltre che naturalmente da una musica molto malinconica. La Complete Edition, uscita per PlayStation 4, aggiunge inoltre un DLC per un titolo che, nella sua particolarità, è consigliatissimo. Un gioco profondo che vi porterà a riflettere, merce rara da accogliere con entusiasmo.